Ronaldo Chop, vediamo come farla nel modo corretto. Sulla palla che sta correndo in avanti, prima cosa è con la punta sull'interno dare un taglio al pallone per farle cambiare direzione. 2, dopo che abbiamo dato il taglio, andare oltre con la gamba d'appoggio. E 3, con il corpo ruotarsi immediatamente per accelerare verso il centro del campo.